Ma prima di arrivare alla celebrazione eucaristica, questo primo momento è un momento di riflessione che dovrebbe avere come scopo quello di aiutarci ad entrare in uno di quegli ambiti della vita che tante volte noi facciamo fatica a prendere sul serio, l'esperienza del silenzio. E questo penso che sia importante farlo in questo luogo, che è un luogo monastico, un luogo dove la vita religiosa è costruita attorno un po' al grande tema del silenzio. Ma così come spero riusciremo a fare questa mattina, vi accorgerete che il silenzio è il grande tabù della nostra società. Cioè noi facciamo tanta fatica a fare silenzio, a vivere l'esperienza del silenzio come qualcosa in realtà che può cambiare completamente la nostra vita. E perché noi facciamo fatica a vivere l'esperienza del silenzio? Perché quando facciamo silenzio siamo catapultati dentro noi stessi e entrando dentro noi stessi facciamo un'esperienza che non è subito un'esperienza di pace, ma è l'esperienza di incontrare noi stessi, di incontrare un po' la nostra storia, di incontrare qualcosa di scomodo anche della nostra vita. E quindi non ci piace tanto fare silenzio perché non ci piace fare i conti con noi stessi. Ma, e questa è una cosa molto bella per noi cristiani, quando capiamo la via del silenzio, in realtà capiamo quella via che ci mette in rapporto con Dio. Ovviamente noi quando entriamo in chiesa siamo convinti che Gesù è realmente presente nel tabernacolo. Esternalizziamo il Signore, cioè è fuori di noi, è dentro quel tabernacolo, possiamo rivolgere la parola a Lui. Ma Dio è presente soltanto qua dentro, è soltanto realmente presente nell'Eucaristia. E quando noi torniamo nella vita di ogni giorno, quando torniamo a quella che è la nostra quotidianità, dov'è Dio? È nascosto in una chiesa? E quindi tutta la vita che viviamo fuori, nel lavoro, nella nostra famiglia, nelle cose di ogni giorno, è una vita che viviamo distanti da Dio? O c'è un altro luogo dove noi possiamo trovare il Signore, dove noi possiamo fare l'esperienza del Signore? In realtà sì, questo luogo è il nostro cuore, è noi stessi, è dentro di noi che noi facciamo l'esperienza di incontrare Dio. Ecco. In generale, che cosa faremo questa mattina? Cercheremo di capire che cosa succede a ciascuno di noi quando entriamo nell'esperienza del silenzio e come si fa ad entrare in questa esperienza del silenzio fino ad arrivare al punto di incontrare Dio. E se tu incontri Dio, ti cambia la vita. Tutto assume una fisionomia completamente nuova. Per lasciarvi un'immagine, che è solo un'immagine, ma spero che possa rendere bene l'idea. Il sole fa vivere le cose, fa vivere un albero, il prato, i fiori, è quella luce che produce vita. Quando tu nascondi la luce del sole, tutte le cose smettono di vivere. Qualcosa del genere succede alla vita di ciascuno di noi. Quando ci esponiamo alla luce di Dio, la nostra vita comincia a essere veramente viva. Quando ci allontaniamo da quella luce, cominciamo a fare l'esperienza di morte, cominciamo a sentire tanta mortificazione dentro la nostra vita, che poi si manifesta attraverso dei sintomi molto semplici: angoscia, senso di vuoto, ansia, senso di solitudine, di spaesamento, mancanza di motivazione. Tutte queste cose magari noi le chiamiamo con dei nomi che sono nomi di patologie, no? Magari diciamo siamo un po' depressi. Oppure soffriamo d'ansia. Molto spesso la maggior parte di questi sintomi nascono dal fatto che noi abbiamo perso qualcosa che ci aiuti a rimanere vivi, qualcosa che ci aiuti a tirar fuori la vita da ciascuno di noi. In questo senso, ognuno di noi deve scoprire questa vita spirituale, questa via spirituale che nasce proprio dall'esperienza del silenzio. Allora, il punto numero uno è questo: come si fa a fare l'esperienza del silenzio? Vi farò sorridere, facendo silenzio innanzitutto. E questo non è facile, lo sapete perché? Perché noi riusciamo a stare fisicamente in silenzio per pochissimo tempo. Dopodiché, abbiamo bisogno di concentrarci su qualcosa che
che ci distragga da quel silenzio, ma l'abitudine a fare del silenzio un aiuto dentro la nostra vita è qualcosa che nasce un po' alla volta. Ad esempio, sarebbe molto bello se ognuno di noi cominciasse a decidere di dire: ogni giorno mi prenderò 5 minuti per fare silenzio. E che cosa devo fare? Nulla. Devi metterti seduto, respirare, invocare lo Spirito Santo e non dire nulla, non fare nulla. In quel momento vi accorgerete che i primi secondi saranno come una sorta di apnea. Dopodiché sarete assaliti da un sacco di pensieri. I pensieri delle cose che dovete fare subito dopo, oppure una forte emozione, un forte disagio, un forte senso di spaesamento. È come se, cominciando a fare silenzio, venite attaccati da pensieri e da emozioni. Non dovete spaventarvi, dovete rimanere fermi lì, a fare silenzio. Perché il primo scalino, cioè la prima stanza dentro cui ci introduce il silenzio, è l'esperienza di conoscere noi stessi. Perché questa è un'esperienza importante per ognuno di noi? Perché, vedete, dentro di noi si sedimenta la vita che facciamo, l'esperienza che facciamo. Noi, ad esempio, siamo nati in una famiglia, abbiamo vissuto alcune relazioni familiari, oppure siamo al lavoro, viviamo delle dinamiche lavorative. Insomma, ognuno di noi ha una vita. Tutte le cose che viviamo esternamente lasciano un segno dentro di noi, si sedimentano dentro di noi. Ma non sempre le cose che si sedimentano dentro di noi sono cose sane. Certe volte il nostro cuore, cioè la nostra interiorità, funziona un po' come quei famosi cassetti che esistono a casa nostra. Penso che tutti noi in casa abbiamo un famoso cassetto dove apriamo e buttiamo le cose dentro, facendo il proposito che un giorno metteremo ordine in quel cassetto. Oppure in cantina, avete presente in cantina, prendiamo le cose e le portiamo lì dicendo: poi faremo una divisione delle cose che dobbiamo buttare, nel frattempo le metto là dentro, le metto in quel ripostiglio, in quella cantina. Depositiamo tante cose per molti anni e molto spesso le cose che depositiamo sono cose che a un certo punto occludono la nostra vita e pesano su ciascuno di noi. Fare l'esperienza del silenzio significa entrare dentro questa cantina, aprire la porta di questo ripostiglio, tirar fuori questo cassetto e cominciare a guardarci dentro. Che cosa succede quando voi aprite questo cassetto delle meraviglie dove avete buttato tutto dentro la rinfusa? Che cosa vedete? Caos. È la prima esperienza che noi facciamo quando entriamo dentro noi stessi, il caos. Pensieri, emozioni, sensazioni, desideri, speranze, propositi, c'è di tutto ed è tutto confuso, tutta la rinfusa. Una persona comincia ad avere la vita spirituale quando chiede al Signore la grazia di entrare in questo luogo del cuore e comincia ad fare ordine dentro questo caos. Però perché noi dovremmo far questo? Cioè, qual è la motivazione vera per cui noi dovremmo aprire il cassetto del cuore ed entrarci dentro? Perché nascosto sotto tutte quelle cianfrusaglie, sotto tutto quel caos, in realtà c'è nascosto Dio. Se tu sai entrare dentro te stesso e sai andare oltre quel caos, a un certo punto tu incontri Dio. E se incontri Dio, tutta la vita assume una dimensione completamente nuova, completamente diversa. Ma ce ne vuole prima di incontrare Dio. La prima cosa vera è sapere che lo scalino numero uno della vita spirituale, come lo scalino numero uno dell'esperienza del silenzio, è la conoscenza di noi stessi. Ora vorrei fermarmi per un istante su questa prima parte e cercare di aiutarvi a capire in che modo noi possiamo entrare dentro quel caos e in che modo noi possiamo cominciare a fare la differenza dentro quel caos. La cosa che ci colpisce di più all'interno di noi stessi sta in una cosa molto semplice. Le cose che attirano di più l'attenzione
normalmente nella vita sono le cose che ci fanno male. Il dolore attira di più l'attenzione della gioia. Se io prendo un martello e me lo tiro su un dito, ovviamente quel dito che mi fa male, che ho colpito col martello, attira di più l'attenzione di tutto il resto del corpo. Il dolore e la sofferenza captano subito la nostra attenzione. Quindi quando noi entriamo dentro noi stessi, non vediamo prima le cose belle, ma vediamo prima le cose brutte. E che cosa sono le cose brutte? Sono le nostre ferite. Sono tutto quello che nella vita ci ha fatto male e si è sedimentato dentro di noi. E proprio perché ci ha fatto male e lo teniamo al chiuso dentro ciascuno di noi, quel male che non ha trovato soluzione molto spesso va a male e ci fa ancora più male. Faccio un esempio. Magari è sedimentata dentro di me la mancanza di dialogo che io ho avuto con i miei genitori. Non mi sono sentito accolto o voluto bene da mio padre o da mia madre. Questo dolore, se me lo porto dentro e non lo affronto, mi fa male e basta. Allora io ho bisogno innanzitutto di accorgermi di questo dolore e di dare un nome a tutto questo. Non è un lavoro di terapia, capite? Non è un lavoro di analisi. È, il termine giusto, è un lavoro di discernimento. Noi dovremmo entrare dentro noi stessi e cominciare a dare un nome alle cose che ci portiamo dentro e dire: questo è un dolore e questo dolore ha un nome, questa è una fragilità e questa fragilità ha un nome, questa è un'esperienza della mia vita e questa esperienza ha un nome. Nominare le cose. Perché certe volte noi non vogliamo fare questo lavoro di nominare? Perché nella misura in cui affrontiamo un dolore, cioè lo incontriamo, vorremmo anche risolverlo, vorremmo anche cancellarlo, vorremmo trovare il modo di toglierlo dalla nostra vita. E invece non possiamo farlo, perché fa parte della nostra vita. Quindi la vera umiltà, sapete in che cosa consiste? Consiste nel cominciare ad accogliere tutto quello che c'è dentro la nostra vita. Anche quello che non vorremmo che ci fosse, eppure c'è. In pratica, lo Spirito Santo, la prima cosa che ci fa fare è conoscere noi stessi. È interessante questo, no? Perché noi siamo qui oggi, siamo riuniti per ascoltare qualcosa che dovrebbe aiutarci a conoscere Dio. Ma Dio lo conosci nella misura in cui innanzitutto conosci te stesso. Prima devi conoscere te stesso e poi puoi conoscere Dio. Se tu non conosci te stesso, non puoi nemmeno arrivare a conoscere Dio. La prima cosa che tu devi accogliere per poter incontrare Dio è accogliere te stesso. Allora, entrare dentro questo caos e cominciare a nominarlo. Possiamo farlo da soli? Quasi mai è utile farlo da soli. In questo senso è molto utile tirar fuori le cose, raccontarle a qualcuno, consegnarle a qualcuno. Solitamente noi chiamiamo questo tipo di esperienza l'accompagnamento spirituale, no? Che cosa fa una persona che ti accompagna spiritualmente? Non ha la soluzione ai tuoi problemi, ma ti dà innanzitutto l'occasione di poterli tirar fuori, di poterli mettere sul tavolo, di poter dare un nome a tutte queste cose. Voglio fornirvi un'immagine per farvi capire quanto deve essere efficace questo lavoro. Se a un certo punto io sto male e vado a finire al pronto soccorso, che cosa mi domanda il medico? Mi domanda che cosa mi fa male, dove mi fa male. È troppo poco che io vado al pronto soccorso e dico sto male. E quello dice sì, dove? Che cos'è che ti fa male nello specifico? E tu magari dici mi fa male lo stomaco, oppure mi fa male la gamba, oppure ho una ferita sul braccio. Cioè un medico può aiutarti nella misura in cui tu gli dici in maniera specifica qual è la parte che ti fa male. Cioè man mano che scopre che cos'è che ti turba, che cos'è che ti porta sofferenza, quel medico può anche esserti di aiuto. Qualcosa del genere, attenzione a non confondere il medico per il prete o la monaca o l'accompagnatore spirituale, il medico è lo Spirito Santo, il maestro interiore è lo Spirito Santo.
che sa già tutto di noi, ma ha bisogno che noi ne diventiamo consapevoli. In questo senso, il primo vero lavoro è poter andare davanti alla grazia di Dio e dire: io sono questo. Nominare il nostro caos. Perché vi ho detto che se facciamo silenzio immediatamente cominciano i pensieri e le emozioni? Perché i pensieri e le emozioni sono la parte superficiale del nostro mondo interiore. E quindi se voi cominciate a prendere i vostri pensieri o gli stati d'animo che tante volte attraversano la vostra vita, quelli sono la parte esterna di qualcosa di molto più profondo. Se seguite il filo di questi pensieri, se seguite il filo di questi stati d'animo, arrivate alla radice, arrivate a qualcosa di molto più grande, che a un certo punto sarà per voi una sorta di illuminazione. Conoscerete voi stessi e conoscerete voi stessi in maniera più profonda. È quello che ha fatto Gesù. Gesù, quando incontrava le persone, molto spesso le portava da un lavoro esterno a un lavoro interno, da qualcosa di superficiale a qualcosa di profondo. Accompagnava le persone a scoprire la loro interiorità, a scoprire il loro mondo interiore. Ha sempre fatto. Il problema nostro è che quando leggiamo il Vangelo, anche noi lo leggiamo in maniera molto superficiale. Vi cito un brano, a me piace sempre citare questo brano perché purtroppo nel passaggio del racconto noi saltiamo subito alla soluzione. Un giorno, in un luogo più o meno così, c'era tantissima gente e non c'era più posto per poter entrare dentro questo luogo, Gesù si trovava a predicare. Ma fuori da questo luogo, c'era una persona paralizzata che aveva bisogno di incontrare Gesù. La cosa interessante è che quest'uomo viene rappresentato nel Vangelo, viene raccontato nel Vangelo come un uomo che non dice nulla, non fa nulla, è completamente paralizzato, steso su una lettiga. Quattro amici si fanno carico di quest'uomo, lo prendono sulle spalle e tentano di farlo entrare dentro la casa e non ci riescono perché la gente è troppa. Allora escogitano qualcosa di interessante, salgono sul tetto, scoperchiano il tetto. All'epoca era facile perché il tetto era fatto di pagliericcio, no? E di legno, quindi fanno spazio in mezzo a questi rami, a queste foglie secche, e sfondano il tetto in realtà e calano quest'uomo dall'alto davanti a Gesù. Ora, la scena, immaginate, è abbastanza epica, eh? Tutta la gente rimane così, senza parole, nel vedere quest'uomo che viene calato con delle corde dall'alto davanti a Gesù. Ma quando viene calato davanti a Gesù, che cosa fa Gesù? Dice il Vangelo: vedendo la fede di quegli uomini. Attenti, non sta vedendo la fede del malato, perché sicuramente quel malato non ne ha fede. La sua vera povertà è non avere nemmeno più preghiere, non avere nemmeno più fiducia nei confronti di Dio. È veramente povero perché non ha nemmeno la fede per potersi rapportare a Gesù. Dice il Vangelo: vedendo la fede di quegli uomini, disse a quell'uomo: ti sono perdonati i peccati. Ora, se noi dobbiamo essere onesti, dovremmo chiudere qui il Vangelo, perché il miracolo che ha fatto Gesù è aver perdonato i peccati di quest'uomo. Che cosa significa aver perdonato i peccati? Che quest'uomo non ha un problema fuori di sé. Voi mi direte: sì, è paralitico. Il vero problema di quest'uomo è dentro di sé. Quest'uomo è paralizzato dentro, ha dei nodi che non riesce a sciogliere. E che cosa fa Gesù? Scioglie i nodi interiori che c'ha quest'uomo. Gli dice: ti sono perdonati i tuoi peccati. La gente che lì presente, scribi e farisei, che conoscono la legge, cominciano a dire tra di loro, a pensare fra di loro: ma quest'uomo sta bestemmiando, solo Dio può perdonare i peccati. Ancora non hanno capito che quell'uomo è il figlio di Dio. E Gesù, conoscendo i pensieri di queste persone, dice: ma secondo voi è più facile dire a quest'uomo: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina? Ora, dice Gesù,
per dimostrarvi che il figlio dell'uomo ha il potere di sciogliere i nodi che una persona si porta dentro, per dimostrarvi che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, dico a te, e si rivolge al malato, mettiti in piedi, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. E quest'uomo si mette in piedi, prende la sua barella e se ne va a casa. Tutti siamo impressionati da questo miracolo. Ma il nodo vero della vita è dentro di noi, non è fuori di noi. Se noi pensiamo che siamo degli infelici semplicemente perché stiamo su una sedia a rotelle, non abbiamo capito che il problema non è la sedia a rotelle, è come tu ti vivi la sedia a rotelle, questo è il problema. Sostituiamo la sedia a rotelle con qualcos'altro. Se il tuo problema è la tua famiglia così com'è, tu dici: se cambia mio marito allora io sarò felice, se cambia mia moglie io sarò felice, se i miei figli fanno quella scelta io sarò felice. Capite? Per noi è sempre qualcosa di esterno, che se cambia io sarò felice. Lì il problema non è mai esterno, è come tu ti stai vivendo qualcosa. Il tuo essere moglie, marito, figlio, malato, giovane, anziano. Dentro di te è il problema. Quando le persone sono libere interiormente, hanno già risolto il loro problema. Non gli interessa più se camminano con le proprie gambe o se hanno le stampelle. La loro felicità non dipende dalle stampelle. Si capisce che cosa voglio dire? È che molto spesso noi pensiamo che siamo infelici perché abbiamo le stampelle. No, noi siamo infelici perché non siamo liberi interiormente. Il potere che ha Gesù è sciogliere i peccati, perdonare i peccati. Diciamolo usando l'immagine che ho usato prima. Il potere che ha Gesù è mettere ordine nel caos. Che bello. Io ho dentro un caos, tutta la mia vita si è sedimentata e ha lasciato un sacco di cianfrusaglie. Le cose che attirano di più l'attenzione sono le cose che mi fanno soffrire, ma tutte queste cianfrusaglie io ce l'ho là dentro e non le uso, non hanno nessuna utilità perché sono alla rinfusa. Il perdono che mi porta il Signore è quello di donarmi ordine in questo caos. Significa che non è che butta le cose che c'ho dentro, ma finalmente trovano il loro giusto posto, la loro giusta collocazione. Sapete perché sto insistendo moltissimo su questo argomento? Perché molto spesso le nostre vite non vanno avanti perché noi non abbiamo fatto pace con noi stessi. Noi abbiamo un problema con noi stessi. E quando una persona non sta bene con se stessa, non sta bene con niente. Se tu non hai risolto il tuo problema dentro di te, questo problema lo vedi anche intorno a te. Gesù usa questa immagine, dice: non togliere, non ti preoccupare della pagliuzza che c'è nell'occhio di tuo fratello, togli la trave che c'è nel tuo. Ma voi sapete che è più facile vedere la pagliuzza dell'altro che la mia trave, no? Allora, il primo vero passo, la prima vera conversione che porta il silenzio, perché noi dovremmo imparare il silenzio? Perché il silenzio ci aiuta a conoscere noi stessi. E a che cosa serve conoscere noi stessi? Significa prendere confidenza con il caos che tante volte la vita ci ha lasciato interiormente e farci rendere conto che abbiamo bisogno di qualcuno che porti ordine dentro questo caos. Teologicamente, come si chiama colui che porta ordine dentro questo caos? Si chiama perdono. E Gesù dà questo perdono. Allora voi capite che quando noi andiamo a confessarci e a chiedere perdono dei nostri peccati, non è che la questione più interessante per noi è dire: ho detto le bugie, ho disobbedito alla mamma. La questione più importante è che nel sacramento della riconciliazione noi stiamo chiedendo al Signore la riconciliazione innanzitutto con noi stessi e fare pace con noi, accettare ciò che siamo e conoscere chi siamo. Ve lo ripeto, perché Gesù non toglie le cose che ci abbiamo dentro, ma le ricolloca in maniera importante. Cioè, le cose che prima mi facevano solo male, Lui
sa tirar fuori un bene da quelle cose. Una ferita può diventare un punto di forza, grazie a Gesù. A me piace sempre raccontare le storie dei santi tentando di umanizzare le storie dei santi. E se voi guardate le storie dei santi, vi accorgete che in fondo ognuno di loro ha trasformato la propria ferita nel proprio punto di forza. L'esempio che spesso mi viene da fare, perché forse è il più lampante, quello che tutti noi abbiamo davanti agli occhi, no? Perché non c'è città che non sia stata toccata un po' dal carisma, dal ministero di un grande santo dell'Ottocento, San Giovanni Bosco. Veniva chiamato il santo dei giovani. Quando San Giovanni Bosco inizia il suo ministero nella Torino del 1800 e comincia a dedicarsi a questi ragazzi, a questi ultimi, sapete chi erano questi ragazzini che scorazzavano come un problema molto serio nelle grandi città dell'epoca? La rivoluzione industriale aveva fatto sì che la maggior parte delle persone contadine si trasferisse in città per trovare lavoro. Molto spesso questa povertà generava povertà. I bambini che venivano impiegati come operai a volte non trovavano un impiego e non avevano più una famiglia. A volte perdevano il padre, la madre ed erano orfani, erano figli di nessuno, erano lì sperduti ed erano un problema perché quando non avevano da mangiare rubavano e quindi erano delinquenza. Tutti pensavano a questi ragazzi solo come un problema da risolvere. Giovanni Bosco invece vede in loro una opportunità, vede in loro Gesù e comincia a servire questi ragazzi. Mi sono sempre domandato, perché solo Giovanni Bosco fa questa cosa nel 1800? E lo sapete perché questa è una domanda seria? Perché all'epoca di San Giovanni Bosco il numero di vocazioni sacerdotali era così alto, ma così alto, che i preti non sapevano cosa fare, perché ce n'erano troppi. Quindi non è che dice, sai, ci ha pensato lui, non c'erano molti preti, no, ce n'erano troppi. Perché lui? Perché lui l'aveva perduto il padre e non ce l'aveva. E sua madre aveva fatto un sacco di sacrifici per tirarlo su. E non credo che sia bello perdere un padre, no? Ti manca un padre. È o no una ferita non avere un padre? Però capite che miracolo aveva fatto il Signore. Aveva usato la ferita di questo ragazzo per trasformare questo ragazzo in un santo. Lui che non aveva avuto un padre diventa padre di migliaia di ragazzi. Questo è il miracolo del Signore. Nella nostra testa, se io vado da Dio e a me mi manca mio padre, che cosa dovrebbe fare Dio? Ridarmelo. No, Dio non fa questo. Dio però può partire da quella tua mancanza e trasformarla in qualcosa di fecondo. Può partire da una tua ferita e trasformarti in un santo a partire dalla tua ferita. Quindi vedete, finché noi non conosciamo noi stessi, finché noi non entriamo nel nostro caos, finché non sentiamo il bisogno di essere perdonati nel nostro caos, cioè qualcuno che porta ordine, finché non accettiamo quello che siamo, soprattutto la parte più fragile di noi, la grazia di Dio non può operare dentro ciascuno di noi. E ricordatevi questo, tutto quello che non abbiamo risolto lo ripetiamo. Capite cosa significa? Che se c'è qualcosa che io non ho risolto dentro la mia vita, praticamente io lo rifarò tale e quale. Quindi è una grande responsabilità conoscere noi stessi. È il primo scalino del silenzio. Già questo dovrebbe incoraggiare tutti noi a dire, dobbiamo cominciare a fare silenzio. Dobbiamo cominciare ad avere una vita spirituale, perché questa vita spirituale fa conoscere noi stessi. Ci porta al primo livello di incontro con lo Spirito Santo, che è il livello della riconciliazione. Ma, ahimè, in realtà, dentro noi stessi non ci siamo solo noi. Dentro noi stessi c'è anche qualcos'altro. Fino adesso abbiamo parlato della nostra vita sedimentata. Non vi spaventate, ma dentro di noi c'è anche il male. Non ci siamo solo noi. C'è anche il male, che si confonde con le nostre ferite,
che si confonde con la nostra storia, ma non coincide con la nostra storia. Che cosa fa il male? Il male opera dentro di noi interiormente per bloccarci, per non farci andare avanti, per non farci fiorire. È come se tu fossi una Ferrari, e che cosa fa il male? Fa in modo tale che tu non trovi mai le chiavi, che tu non esca mai dal garage. Tu sei un grande potenziale e il male deve trovare il modo per bloccarti. Qual è la tecnica che usa il male per bloccarci interiormente? Fondamentalmente ne usa due. Il primo, i sensi di colpa. I sensi di colpa sono sempre il frutto del male dentro di noi. Dice, ma io veramente ho fatto quel peccato. Ma il senso di colpa non viene solo dal peccato. Viene da un'opera che è l'opera dell'accusatore. Se vi siete letti il libro dell'Apocalisse, voi saprete che il demonio nell'Apocalisse viene chiamato l'accusatore. Che cosa fa l'accusatore? Accusa. E quindi suscita sensi di colpa. Sapete quanta gente io conosco, e forse quante cose ancora dentro la mia vita sono in ostaggio del senso di colpa? Tantissime. Il senso di colpa è qualcosa che imprigiona le persone. Gesù deve tantissimo nella sua opera pubblica, nei 3 anni di predicazione, deve tantissimo lavorare sulle persone per sollevarle dalla colpa, dal senso di colpa. Ma attenzione, se fosse soltanto il senso di colpa sarebbe ancora abbastanza serena come battaglia. C'è una seconda cosa peggiore del senso di colpa. Lo sapete qual è? È la convinzione che noi non siamo amati. Voglio farvi un esempio. Per farvi questo esempio uso l'esperienza di Gesù. Attraverso l'esperienza di Gesù vi accorgerete che ci ritroviamo ognuno di noi. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica, voi sapete che lo Spirito Santo conduce Gesù nel deserto per essere tentato. Ve la ripeto la frase, lo Spirito Santo guida Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo. C'è qualcosa che non funziona in questa frase. Lo Spirito che mi porta in braccio al demonio, c'è qualcosa che... No, no. È proprio questa la cosa che fa lo Spirito Santo. Vuole che noi fronteggiamo il male, perché da questo scontro noi possiamo uscirne più maturi, diversi. Possiamo diventare davvero adulti. Bene, dopo che Gesù per 40 giorni digiuna, alla fine, dice il Vangelo, ebbe fame. Come si manifesta la fame nella vita di Gesù? Subito si manifesta il demonio. Perché il demonio si presenta quando io ho fame? Cioè, perché il demonio si presenta quando io comincio ad avere il bisogno di qualcosa? Perché lui vuole essere la soluzione al tuo bisogno. Ad esempio, io soffro e vorrei essere consolato. Che cosa fa il demonio? Tieni la bottiglia di vino, bevi vino, e ti passa subito il senso di sofferenza che provi. Quanta gente cade in una dipendenza semplicemente perché sta male veramente e usa cose sbagliate per cercare di non star male. Ho usato la bottiglia di vino per essere buono, Oggi questa bottiglia di vino si può sostituire con la ludopatia. È facile dire alle persone, quello ha buttato un sacco di soldi con il gioco, con i gratta e vinci, con le macchinette, ha rovinato una famiglia. Ma lo capite o no che dietro c'è una persona che soffre e che ha trovato un mezzo sbagliato per prendere sul serio la sua sofferenza? Ma è innanzitutto una persona che soffre, non ha bisogno di essere accusata, ha bisogno di essere aiutata una persona così. Poi mi direte, molto spesso queste persone non vogliono essere aiutate, però questo non cambia che noi dobbiamo avere lo sguardo per capire che non c'è dietro uno cattivo, ma uno che sta male, perché uno che fa così sta male. È così la sessualità, è così tantissime altre cose che noi chiamiamo peccati. Vedete, che fa il male? Prende le persone che stanno male e gli dà soluzioni sbagliate. Gesù ha fame e subito si presenta lui. E che dice? Hai fame? Le vedi quelle pietre? Mangiale. E Gesù dice, no, non di solo pane vivrà l'uomo. Cioè,
è attentissimo Gesù a non trasformare le pietre in pane, cioè non qualunque cosa mi può saziare. Ma a me non interessa tanto entrare nelle tentazioni quanto fermarmi alla frase iniziale che dice il demonio. Dice: se sei figlio di Dio, di a queste pietre di diventare pane. Se sei figlio di Dio, gettati dal tempio, verranno gli angeli. Se sei figlio di Dio. Perché dice se sei figlio di Dio? Perché il male vuole mettere in discussione esattamente questa cosa. Se tu smetti di sentirti figlio, il male ha vinto. Quando noi smettiamo di sentirci figli, amici? Quando smettiamo di sentirci amati? E quando ci sentiamo, quando smettiamo di sentirci amati? Sapete quando? Quando dentro di noi elaboriamo un sacco di motivazioni per cui sarebbe lecito non essere amati. Quindi cominciamo a dire che non siamo amabili, che non c'è niente di bene dentro i nostri, dentro la nostra vita, che noi siamo qualcosa da disprezzare, non qualcosa da amare. Questa è l'opera del male. Il male vuole convincervi che voi non siete amabili, che voi non siete amati dal Signore, e usa qualunque cosa per convincervi. Usa i vostri peccati, usa le circostanze che vi sono successe, comincia a dire: tu sei amato. Sì. Come fai ad essere amato? Se tu fossi amato non ti sarebbe successa quella cosa nella vita. Come fa a essere Dio tuo padre e ha fatto succedere quella disgrazia? È sicuro che non ti ama. E dentro noi ci convinciamo di non essere amati. E quando tu ti convinci di non essere amato, il male può fare di te qualunque cosa. Quindi, attenzione, non confondete il caos, che è la conoscenza di noi stessi, con questa seconda parte che troviamo dentro di noi, che è l'opera del male dentro di noi. Il male dentro di noi opera attraverso due alfabeti: il senso di colpa e il fatto di non essere amati. Quindi, regola generale: tutti i sensi di colpa non vengono da Dio. Tutti, anche se hanno un sacco di motivazioni per cui sarebbe lecito avere un senso di colpa, non viene da Dio. Dio, per educarci, non usa mai il senso di colpa. Al massimo usa il dolore del peccato, ma non il senso di colpa. Come fate a fare la differenza? Il senso di colpa accusa, giudica e condanna. Questo fa il senso di colpa. Non viene da Dio. Non faccio questa cosa perché mi sento in colpa. Bene, già sai che per fare discernimento non devi seguire il senso di colpa. Fai il contrario. Seconda cosa, io non sono amato. Guardate che quando una persona si convince di non essere amata, comincia a guardarsi male, a disprezzarsi. La prima maniera che ha Dio di amarci, lo sapete qual è? Noi. Se tu non ti vuoi bene, blocchi anche l'amore di Dio. Se tu ti guardi con disprezzo, tu blocchi l'amore di Dio. Ogni tanto mi capita in confessione, poi vi racconterò un episodio in questo senso, di avere la sensazione che la persona che sta parlando si disprezza e comincia a dire: scusa, ma se tu fossi tua figlia o tuo figlio, parleresti in quel modo? Beh, no. E allora perché parli così di te? Perché fai così a te stesso? Se a una persona che ami non faresti mai quello che tu fai a te, perché tu lo fai a te stesso? Perché non ti ami. Ecco, è capitato una volta, lo racconto semplicemente perché può diventare un aiuto. Forse la confessione migliore che abbia mai sentito in tutta la mia vita, la migliore. Quella persona che si è venuta a confessare ha parlato 20 minuti accusandosi di qualsiasi cosa, con una perfezione pazzesca. Quando ha finito, io ho detto: scusi, ha dimenticato qualcosa.
Questo saltato gli occhiatoie, dice, beh, dopo che mi ha detto tutta sta roba, dice, mi è pure sfuggito qualche aspetto. Sì, sì. Lei ha dimenticato di dire che si odia, perché solo una persona che si odia parla così di se stesso. Noi pensiamo che non è un peccato questo. Questo è il principe dei peccati. Perché l'amore di Dio opera dentro la nostra vita se noi cominciamo ad amarci. Quindi, attenzione, la vera evangelizzazione è evangelizzare lo sguardo con cui noi guardiamo noi stessi. Questa è l'evangelizzazione. Vi porto un esempio, è raccontato nel Vangelo. Un giorno Gesù, come al solito, è circondato da una folla e lo sta accompagnando. Una donna che è malata da 12 anni e ha speso tutti i suoi averi in medici che non hanno risolto il suo problema, fa un ragionamento di una fede pazzesca. Fa questo ragionamento, dice questa donna: se solo riuscissi a toccare il lembo del mantello di quest'uomo, certamente sarei guarita. È o no un discorso di fede? Beh, certo che è un discorso di fede. E sapete cosa fa questa donna? Si butta in mezzo alla folla e allunga la mano. Con le dita sfiora la frangia del mantello di Gesù, la sfiora, in quel momento, in quell'istante, quella donna guarisce. All'istante. Che fede. Tutti siamo convinti, una grande fede questa donna. Gesù sente che una forza è uscita da lui e comincia a dire: chi mi ha toccato? Gli apostoli lo prendono in giro, come chi mi ha toccato? Tutti ti stanno toccando. E Gesù continua a dire: chi mi ha toccato? E dice il Vangelo, questa donna, impaurita, si gettò ai suoi piedi e confessò che era stata lei. Allora, attenzione, questa è una donna che ha talmente tanta fede che tocca il mantello di Gesù e guarisce per la sua fede. Com'è possibile che ha paura? Come fai ad avere paura di Gesù? Ti ha appena guarito. È un problema serio questo, eh? Noi possiamo avere una grande fede, ma avere dentro di noi uno sguardo negativo nei confronti di noi stessi. Quando tu hai uno sguardo negativo nei confronti di te stesso, questo si manifesta con uno sguardo negativo nei confronti di Dio. Tu hai paura di Dio. Hai paura di Lui. Chi vi ricorda questo? Non vi ricorda Adamo ed Eva dopo il peccato originale? Dopo il peccato originale si nascondono, hanno paura di Lui. È uno dei frutti del peccato originale, la paura. Volete che ve la traduco ancora meglio? Dice: Signore, adesso ti dico le preghiere così tu non mi fai succedere niente di brutto. Ma se tu pensi questo di Dio, pensi cose negative nei suoi confronti. Peggioro la situazione. Sia fatta la tua volontà, però per favore che sia buona questa volontà. Ma come puoi pensare che dire al Signore sia fatta la tua volontà ti stai mettendo nei guai? Noi abbiamo paura di dire al Signore facciamo come vuoi tu, perché abbiamo paura di andare a finire in croce. Questa è la paura nostra. Tante volte Gesù nel Vangelo ha dovuto dire: ma se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli vi darà di quello di cui avete bisogno. Ora, vedete qual è il nostro problema? Che noi possiamo avere la fede per venire a arrampicarci fin qua sopra questa domenica, ascoltare le parole di un poveretto, partecipare all'Eucaristia, fare tutte queste cose e conservare dentro di noi un'idea sbagliata di Dio. E noi conserviamo un'idea sbagliata di Dio perché abbiamo un'idea sbagliata di noi stessi. Abbiamo uno sguardo malato su di noi e abbiamo uno sguardo malato su Dio. Vincere il male non significa che uscendo da questa chiesa non avrete più tentazioni e non peccherete più. Vincere il male significa guarire questo sguardo. Quando una persona si sente voluta bene, può fare tutto. Se tu hai come certezza di essere amato o amata, tu puoi fare tutto.
Per questo il male vuole sempre mettere in crisi l'amore, perché sa che se tu non ti senti amata o amato, lui ha vinto. E non importa se vai comunque a messa la domenica, se dici le preghiere la mattina, la sera, se non fai i peccati, se sei una persona onesta, ha vinto il male. Perché in realtà tu ti comporti bene perché hai paura dell'inferno, non perché hai conosciuto l'amore di Dio. Tu ti comporti bene perché hai paura di una disgrazia, non perché sai che cos'è l'amore. Ma il male ha vinto. Dice il male: vuoi il rosario? Tienitelo il rosario. L'importante è che tu pensi di Dio queste cose. Poi pensate che il Signore, che il male si lasci impressionare dalla nostra religiosità. Vedete, noi abbiamo bisogno del silenzio perché abbiamo bisogno di capire in che modo il male dentro di noi ci tiene in ostaggio attraverso i sensi di colpa e attraverso tutte quelle motivazioni che mettono in crisi l'amore di Dio dentro di noi. Quando una persona prega, sapete perché prega? Non perché Dio ha bisogno che gli diciamo le cose, lui le sa già, ma perché nella preghiera deve cambiare qualcosa di importante in noi, il nostro sguardo su noi stessi. Vi capita mai di mettervi un po' davanti al tabernacolo a fare un po' di adorazione? In che cosa dovrebbe consistere l'adorazione? In una cosa molto semplice: lasciatevi guardare da Lui. Se vi lasciate guardare da Lui, imparate come dovete guardare voi stessi. Questa è l'evangelizzazione. Allora, capite perché noi non vogliamo mai entrare dentro noi stessi? Perché non vogliamo affrontare le nostre colpe e non vogliamo dire ad alta voce che ci disprezziamo, che noi non crediamo all'amore di Dio, che noi non ci amiamo. Questa era la parte brutta. C'è una parte bella dentro di noi, eh? Se no uno dice: guarda, mi hai convinto a non entrare. Questa cantina, che ha all'inizio un sacco di cianfrusaglie, che vi dicevo è la conoscenza di noi stessi, e poi ha una parte noir molto buio, che è l'opera del male, dietro c'è una porticina che, se tu apri, c'è luce, è la presenza di Dio dentro di noi. Ora, come si manifesta la presenza di Dio? Io sto cercando di seguire una sorta di logica, così che vi rimanga impresso il passaggio, eh? Quando sono io, me ne accorgo perché la sensazione è di caos. Quando è il male, me ne accorgo perché la sensazione è di violenza. Il male violento, la colpa, l'accusa, il non essere amato. Quando è Dio, non è né caos né violenza. Dio è una presenza delicatissima, delicatissima. Una delle storie più belle raccontate nell'Antico Testamento, che ci spiega in che modo la presenza di Dio si manifesta, è nella vicenda di uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento, il profeta Elia. Voi immaginate che l'importanza di questo profeta è talmente alta che il popolo di Israele è convinto che il Messia, quando verrà, sarà preceduto dal ritorno del profeta Elia. Elia precederà il ritorno del Messia. Questo è il motivo per cui Gesù, parlando di Giovanni Battista, dice: è lui l'Elia che stavate aspettando. Cioè, Giovanni è il precursore di Cristo. Quindi stiamo parlando del top dei profeti. Bene, quest'uomo è palesemente malato, ha un evidente stato depressivo, che lo fa passare da un grande entusiasmo: vince 400 sacerdoti di Baal sul Monte Carmelo, lui contro 400, vince una sfida, non vi racconto la sfida, magari ve la ricordate. È talmente tanto gasato dopo che ha vinto, sapete cosa fa? Ammazza tutti i sacerdoti di Baal. E Dio non gliel'aveva detto. Dio non gli aveva detto: vinci e uccidili tutti. Vinci e basta, gli aveva detto.
ma è saltato, è proprio, c'ha proprio dei picchi. Immediatamente dopo la moglie del re lo minaccia e lui cade in uno stato depressivo profondissimo in cui desidera morire. Allora, quando una persona vive questi momenti non è colpevole del perché vive questi momenti. Certe volte, cioè, se uno vive uno stato depressivo non è colpevole della propria depressione, però c'è, e quest'uomo a un certo punto desidera morire, e lo sappiamo per certo perché fa una cosa terribile: si incammina nel deserto senza portare da mangiare, lascia tutti e va nel deserto senza portarsi da mangiare. È un chiaro tentativo di togliersi la vita. Che cosa fa Dio? Lo nutre nel deserto, gli manda da mangiare perché non muoia, e lo conduce fin sul monte Horeb. E lì c'è questo racconto bellissimo: Elia si scontra con una tempesta e dice il libro, ma Dio non era nella tempesta. E poi venne un vento impetuoso, ma Dio non era nel vento impetuoso. E poi venne il fuoco, ma Dio non era nel fuoco. E così via. Tutte cose eclatanti, no? Ma Dio non era così. Poi a un certo punto dice, poi venne la brezza leggera, una sorta di suono di silenzio. Elia si coprì il volto perché era la presenza di Dio. Che interessante, no? Dio parla, sì, ma parla silenziosamente. Per ascoltarlo devi stare in silenzio e devi essere attentissimo. Capite perché per noi è importante il silenzio? E capite perché il silenzio però è pericoloso? Perché quando tu cominci a fare silenzio, non arriva subito la brezza leggera di un suono di silenzio, ma arriva che cosa? La tempesta, il fuoco, le mie cose non risolte, le mie ferite, il male che mi accusa, il fatto di non essere amato. Dopo che è passato tutto questo caos, silenzio. E in quel silenzio Dio parla. Come parla Dio? Non parla con i ragionamenti, parla con la sua presenza. Te ne accorgi che è Lui, sapete perché? Perché vi porta quelli che San Paolo chiama i frutti dello Spirito: gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé. E tu dici, come faccio a capire che quella gioia viene da Dio? Perché tu stai vivendo una croce, eppure il Signore nel fondo del tuo cuore ti dà una letizia che non immagini, una pace che non immagini. Da dove viene quella roba lì? Da Lui. È Lui che ti dà la gioia e la pace per affrontare quella prova. È Lui che ti dà la mitezza per non rispondere con violenza a chi ti sta facendo del male. È Lui che ti dà il dominio di te stesso contro le tue passioni. È Lui che ti mostra la capacità di essere benevolo mentre il mondo intorno a te è violento. È Lui. Dio ci evangelizza da dentro. Quando tu incontri questa presenza dentro di te, tu diventi di luce. E che cosa cambia? Tutto, il tuo modo di essere madre, di essere padre, di essere marito, moglie, giovane, anziano, malato, disoccupato, cambia perché c'è luce. Tutto il nostro lavoro, amici, è disseppellire la luce dentro di noi. Questo dovremmo fare. Dice San Paolo un'espressione bellissima. Dice, ma se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Ma se voi avete la certezza interiore che Dio è con voi, avete vinto. Avete vinto. Queste sono le persone libere interiormente. Le persone libere interiormente hanno incontrato una presenza dentro di loro che li pacifica. È l'amore che opera dentro di noi. È quello che Paolo a un certo punto dice: noi abbiamo ricevuto lo Spirito che grida dentro di noi Abba, Padre, che è il contrario di quello che dice il male. Dice il male: tu sei un servo e il tuo padrone ti punirà. Questo dice il male. Cosa fa lo Spirito?
tu sei il figlio e tuo padre ti ama. Spero che vi vengano in mente in questo momento due parole importanti. Durante il battesimo di Gesù, una voce dal cielo disse, dopo che Gesù riceve il battesimo, «Questi è il figlio mio, l'amato, in cui ho posto la mia fiducia». Vi rendete conto che questo è il segreto di Gesù? Perché Gesù è Gesù? Perché è amato e si porta addosso la fiducia di suo padre. Capite che questo dovrebbe essere il nostro segreto? Tutti siamo stati battezzati, cioè siamo entrati tutti nel battesimo di Cristo, tutti siamo associati a Gesù. Quindi le parole «sei amato» e «mi fido di te» sono pronunciate su ciascuno di noi. Se tu sei amato, amata, e ti senti addosso la fiducia di Dio, questo è il segreto della santità. Allora che bella la vita spirituale, che bello il silenzio. Perché io dovrei imparare a fare silenzio? Perché ho bisogno di una voce che mi dica «io ti amo e mi fido di te». Ma non è una voce che sentiamo con le orecchie, la sentiamo come esperienza. Sento di essere amato e sento che lui si fida di me. Vi lascio un'immagine. Quando un bambino è piccolo, i genitori possono fare tutti i ragionamenti razionali del mondo. Non lo capisce il bambino. Non ha la razionalità per capire quel ragionamento. Ma se quel bambino lo prendi in braccio, lo abbracci e lo baci, lo capisce. Perché gli è dato un'esperienza. Nella parte più profonda di noi non funziona la razionalità, ma l'esperienza. Cioè, con la testa potete dire all'infinito come un mantra: sono amato e Dio si fida di me, sono amato e Dio si fida di me, ma non cambia niente. Ma se tu dentro di te lo senti come un'esperienza, cioè ti senti abbracciato e pieno di fiducia, quello è di più di una frase che ti ripeti, è un'esperienza. Ora immaginate che dentro di noi è nascosta questa roba qui. E noi stiamo a perdere tempo fuori. Perché dovremmo imparare a pregare? Perché dobbiamo convincere Dio a farci le grazie così? Ma sa già tutta questa roba qui. Noi dovremmo imparare a pregare, dovremmo imparare ad avere una vita spirituale, dovremmo imparare a seguire il filo del silenzio per permettere al Signore, nel profondo del nostro cuore, di darci questa esperienza, di essere amati e con la fiducia addosso. Se questa roba qui la senti, tu hai cambiato tutto. C'è un brano molto bello nel Vangelo di Giovanni. Gesù è nelle ultime ore di vita, lo lasciano tutti da solo e anche i suoi discepoli a un certo punto lo abbandonano e lui lo dice esplicitamente: verrà l'ora, dice Gesù, in cui mi lascerete tutti solo, ma io non sono solo perché il Padre è sempre con me. Attenzione, Gesù non è solo, attenti a quello che sto per dirvi, anche quando si sente solo. C'è un momento in cui sulla croce che cosa dice? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma lui sa di non essere solo, anche se in quel momento si sente solo. C'è una grande differenza, amici, eh? La fede non ci risparmia a volte la sensazione di sentirci soli, ma ci dice che anche quando ci sentiamo soli, noi non lo siamo. Ecco perché l'ultima parola che Gesù pronuncia prima di morire è questa: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Parla suo padre, si butta nelle braccia di suo padre. E questa è la forza di Gesù. Dice San Paolo: per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché si è fidato di suo padre, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ecco, il mio augurio è questo, che ciascuno di noi cominci questo viaggio interiore e chieda allo Spirito Santo di aiutarlo a conoscere se stesso, di far pace con se stesso,
di saper fronteggiare il male e quindi essere liberati dalla colpa e da quella parola che ci dice che non siamo amati, per entrare invece nell'esperienza di questa presenza che è al fondo di noi stessi e che ci ripete incessantemente: sei amato, sei amata, mi fido di te. Cioè essere veramente figli di Dio e sentire questa figliolanza come il punto di volta della nostra vita. Chi ha trovato questa strada, attenti fratelli, non ha fatto solo un favore a se stesso, ma anche a tutti gli altri. Perché le persone che hanno fatto questa esperienza contaminano di luce gli altri. Sono principio di guarigione per tutti gli altri. Possa il Signore donarci anche a noi questa grazia. Grazie.